Funziona la lavorazione, ad esempio, dei salumi nel Parco del Cilento e Vallo di Diano con industrie che lavorano in maniera ecosostenibile. Nelle settimane precedenti la Pasqua, nei salumifici artigianali del Parco del Cilento si è lavorato a ritmi serrati. Salsicce e soppressate sono i prodotti tipici del territorio che non possono mancare sulla tavola nei giorni pasquali. Qui, come in tante altre aziende del Cilento e del Vallo di Diano, nel nome di una tradizione secolare, si macellano e si selezionano le parti del maiale da trasformare in salumi di qualità. Questa è la spalla e le spuntature della pancetta. Sarebbe la pancetta, viene rifilata, tutte le parti che vengono tolte vengono riutilizzate per produrre la salsiccia. Una produzione tipica del Cilento è quella della salsiccia con il mirto, una pianta molto diffusa nella macchia mediterranea, che con i suoi alberi di ghiande è l'ambiente ideale per l'alimentazione dei maiali, che qui crescono allo stato brado o in stalla. La scelta di utilizzare il mirto all'interno dei nostri salumi consiste nel fatto di dare un'autenticità e una tipicità del territorio. Che cosa facciamo? Questa pianta viene presa, viene raccolta, viene fatta essiccare, fatta tritare, quindi in polvere, e viene aggiunta sostanzialmente come aroma alla salsiccia insieme al sale. Dal punto di vista del gusto, il guadagno è una maggiore freschezza del prodotto, e poi la cosa molto interessante è che ci dicono anche i consumatori è che l'odore ci ricorda proprio il nostro territorio. E l'altro prodotto tipico del Cilento è sicuramente la soppressata, per la quale si utilizzano altre parti del maiale. È un prosciutto, il filetto. È la stessa cosa che utilizziamo per fare la soppressata. Questa fase è la soppressata, praticamente viene messa sotto pressa, viene data la forma schiacciata. Sta due giorni sotto pressa, che avviene sia la pressatura e sia la, diciamo, perde i liquidi, l'acqua che ha all'interno la carne. Il maiale viene sempre ammazzato in mese di gennaio, mese freddo, e quindi se noi proprio andiamo a vedere ha una stagionatura di 60 giorni, una stagionatura che comunque si arriva quasi a Pasqua e quindi viene aperto sulle tavole a Pasqua. Ma perché è un prodotto diverso da tutti quanti gli altri, molto pregiato? È perché viene fatto con le parti più nobili del maiale, sarebbe la parte più magra del prosciutto, il filetto, quindi sono parti importanti del maiale, e poi vengono aggiunti questi pezzetti di grassi all'interno, però è molto magra. Sono sempre più numerosi in Cilento gli allevamenti rispettosi dell'ambiente, dove si produce con un basso consumo di energia e nessuno spreco d'acqua. Qui, ad esempio, non vengono generati liquami. Che cosa facciamo? Creiamo dei microclimi attivi e controllati che ci permettono praticamente un miglioramento nella conservazione dei salumi stessi e un miglioramento nella resa. Associandolo al fatto che la centrale ci permette di risparmiare bene il 50% dell'energia elettrica solitamente consumata, e mettendo anche il fatto che recuperiamo ancora CO2 perché dai motori caldi della nostra centrale recuperiamo acqua calda per la produzione, aggiunta al fatto che il fotovoltaico poi ci dà energia proveniente da fonti rinnovabili, abbiamo una produzione di salumi a impatto zero.